A Santiago di Compostela c'è l'inviata di Euronews, Filippa Soares, che si trova davanti all'edificio che è stato allestito per i familiari delle vittime e i parenti delle persone ferite nell'incidente. Colleghiamoci quindi con Filippa. Questa dovrebbe essere una giornata di festa per gli abitanti della Galizia, invece è una giornata di lutto dopo l'incidente ferroviario di ieri sera. Qui dove mi trovo di fronte al Palazzo Sersi a Santiago de Compostela si avverte il dolore delle famiglie per la perdita dei loro cari. Ho cercato di parlare con gli amici delle vittime perché i familiari sono ancora sotto shock, ma hanno tutti rifiutato, l'emozione è ancora troppo forte per consentire a molti di loro di parlare di ciò che è accaduto. Possono però contare sulla solidarietà dei galiziani. Ieri molti si sono presentati in ospedale per donare il sangue. Ci sono stati anche degli appelli alla popolazione affinché non affollasse l'ospedale centrale di Santiago, che non era in grado di gestire l'enorme quantità di donatori di sangue. Foi inclusive feito un appello para que se dirigissem a outros hospitais, uma vez que o de Santiago. Oggi in questo palazzo alle mie spalle ci sono anche volontari, imprese di catering ad esempio, che distribuiscono cibo e assistono i familiari delle vittime. Há voluntários, há empresas, por exemplo, de catering, que estão aqui para fornecer alimentos às famílias enquanto esperam. Alcuni stanno ancora aspettando di poter vedere i loro cari. Molte delle vittime, infatti, non sono ancora state identificate. Si incontrano, una vez che ainda nem todas as vítimas foram identificadas. E è con questa solidarietà. Si potrebbe dire che la Galizia sta cercando di superare questa tragedia proprio attraverso la solidarietà. Tentando ultrapassare questo momento di dolore. Filipa Soares, Euronews, in Santiago de Compostela, Spagna.